Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vi parlo del futuro, quindi mettetevi comodi perché questo è veramente una cosa interessante. Allora, sono stato contattato da Ego, mi ha chiesto se volevo provare un loro prodotto. Figuriamoci la mia risposta. Io divento matto per una cosa del genere. Era un po' di tempo che avrei voluto provare un utensile a batteria della serie professionale e mi si è presentata l'occasione, l'ho presa al volo ovviamente. Allora, questo è un soffiatore. Un soffiatore a batteria con batteria a litio e l'ho utilizzata per qualche giorno prima di parlarvene perché volevo parlarvi con cognizione di causa e ve ne parlo dopo la sigla. Allora, rieccoci sul canale. Soffiatore Ego, questa è la serie 22, il nuovo. Parliamo della serie LB7650E, 56 volt, 1300 metri cubi massimi di aria. Allora, come vi dicevo, l'ho provato per un po' fuori da me, sia nel giardino che nell'orto, dove sono le foglie, nei camminamenti, nei vialetti, e vi dico subito che non ha nulla a che vedere con quelli a benzina sotto alcuni aspetti. Questo gli dà due giri. Adesso vi spiego quali sono i pro e i contro. Contro pochi, pro io ne ho trovati veramente tanti e vi parlo delle prestazioni, vi parlo un po' delle caratteristiche tecniche, ma prima vediamo il corpo macchina. Allora, se avete presente quelli a scoppio, hanno il ventolone laterale, dove poi ovviamente si può collegare l'aspiratore per poi macinare le foglie, cosa che questo non fa, però ha un ingombro decisamente diverso. Qua il corpo macchina è tutto qui. Non c'è più niente, tutto questo è. Ora mi metto contro luce e vi faccio vedere il motore interno. Ecco qua, vedete quella ventola interna? Ecco, lì c'è il motore. È piccolo, ma è maledettamente potente, ragazzi. È una cosa. Allora, io all'inizio l'ho provato in casa e mi ha spostato tende, tavolo, mi ha spostato tutto. Aveva un rinculo che faceva paura. Questo tavolino, vedete, si muove, era appoggiato sul tavolo, ho schiacciato l'accensione più il tasto turbo e si è scatenato l'inferno. Quindi ho dovuto utilizzarlo fuori, ovviamente, no? Allora, parliamo un attimino delle caratteristiche tecniche. 56 volt, batteria a litio. Batteria a litio ne esistono di vari modelli, è una bella batteria, è solida, plastica ben costruita. Questa è la versione da 7,5 A, esiste da 2,5, da 5, 7,5 e da 10. Cambia ovviamente il peso e l'ingombro. Parliamo di pesi, giustamente, perché è una delle caratteristiche di questo genere di prodotti, non solo della Ego, Parliamo proprio del peso dei singoli componenti. Allora, il corpo macchina senza batteria ha un peso di 1,9 kg, cioè meno di 2 kg. La batteria, che è il componente che pesa di più, 2,9 kg. Quindi messi insieme siamo intorno ai 4,5 kg più o meno. Abbiamo poi il tubo, che è quello obbligatorio da mettere sul corpo macchina, che ovviamente pesa 300 grammi. E poi abbiamo i due tipi di terminali, questo conico per spostare grossi volumi di foglie e questo fatto, vedete, in forma allungata, anche questo pesa 150 grammi, per spostare le foglie bagnate. Allora, da me ha piovuto per 2 settimane in modo consecutivo, li ho provati entrambi, mi sono trovato meglio con questo conico, lo vedrete poi dopo dai test. Comunque, ci sono entrambi in dotazione, uno può scegliere quello che vuole. Torniamo al corpo macchina, vi dicevo, è di una plastica ben fatta, non ci sono vibrazioni, non ci sono scricchiolii, ci sono soltanto tre comandi sul corpo macchina, adesso ve li spiego. Abbiamo il grilletto che è progressivo, mano a mano che si preme aumenta la potenza. C'è il tasto turbo, perché per arrivare a 1300 metri cubi di aria bisogna schiacciare il tasto turbo. Ecco, questo dà veramente un grosso impulso alla potenza, non dico che raddoppia, ma quasi. E c'è questo selettore che permette di bloccare il grilletto nella posizione voluta. Dopo ve lo faccio vedere. Ecco, così ad esempio siamo al massimo dei giri senza turbo e non dobbiamo schiacciare il grilletto, quindi è comodo per poter lavorare senza dover stare lì a premere il grilletto. Si può anche parzializzare la potenza. La batteria, come dicevo, è abbastanza pesante, è corpulenta e mette a disposizione sul retro una serie di LED che indicano la potenza residua una volta che si utilizza. Ecco, anche premendo il pulsante con la batteria staccata c'è la potenza residua, ho 4 tacche su 5. Questo è ottimo perché innanzitutto ci si rende conto della potenza ancora che si ha a disposizione per lavorare e poi perché mi dà l'occasione per provare il caricabatterie insieme a voi, di cui ve ne parlo adesso. Quindi ancora due parole sulla batteria. Visto che il peso di 2,9 kg è nell'uso continuativo insieme al corpo macchina potrebbe dar fastidio, il produttore ha messo a disposizione, io non ce l'ho ma ve ne parlo, ha messo a disposizione uno zainetto in cui collegare la batteria, quindi va sulle spalle,
Poi con un cavo elettrico e una batteria uguale a questa ma vuota, quindi leggerissima, che si inserisce sul corpo macchina, ecco che allora si ha un soffiatore spalleggiato veramente molto molto leggero. Vi parlo del caricabatterie. Il caricabatterie a me è piaciuto molto, è molto robusto, molto grande e voluminoso. Non ci sono tassi da selezionare, non c'è nulla, praticamente si inserisce la batteria con la sua slitta. Ecco, parte la ventola, parte il relay interno di accensione e comincia la fase di ricarica. Ecco, vedete? Adesso vi dico i dati di targa, cioè del produttore, per quanto riguarda l'autonomia. Se lo si usa senza il tasto turbo alla minima potenza, abbiamo un'autonomia di 150 minuti. Con la velocità massima senza turbo abbiamo circa 25 minuti, col tasto turbo circa 15 minuti. Io ho lavorato per un'oretta abbondante nelle varie condizioni con e senza il tasto turbo e mi ritrovo con questa batteria che è a 3/4, in realtà mi segna dal 25 al 50%, i LED mi segnavano 4 LED su 5, comunque il discorso cambia poco. Quando è il momento di caricarla la si mette sotto e lui è molto veloce, un caricabatterie del tipo veloce. Parliamo dei costi. Ovviamente un utensile del genere costa di più della controparte col motore a scoppio, però dopo vi elenco i vantaggi. Troverete solitamente sui vari shop soltanto in vendita il corpo macchina con i tubi. Questo perché il caricabatterie e la batteria sono venduti a parte per il semplice fatto che questa batteria qui la potete inserire in qualunque utensile della Ego, quindi la comprate una volta sola. Se avete esigenze hobbistiche, ad esempio su una motosega che non dovete utilizzare in modo continuativo per ore e ore durante la giornata, vi basta una batteria e un caricabatterie. Ovviamente se avete esigenze diverse dovete acquistare una batteria in più, quindi dovete acquistare un paio di batterie. Ecco perché generalmente sugli shop trovate soltanto il corpo macchina. Ovviamente ci sono anche i bundle, hanno un costo significativo, però, e qui arriviamo ai vantaggi, spengo perché mi dà fastidio, termino la fase di carica dopo, e qui arriviamo ai vantaggi di una macchina del genere. Non abbiamo motore endotermico, non abbiamo manutenzione, cambiare la candela, il filtro, non c'è da fare manutenzione ovviamente sul carburatore, se si conserva male la motosega da un anno all'altro le membrane vanno cambiate quasi sempre. È un lavoro, è uno sbattimento, non c'è da fare la miscela. Si inserisce la batteria, e lo faccio qui davanti a voi. Si preme pulsante e lui parte. Cioè è di una semplicità, io direi, devastante, perché è sempre pronta all'uso. Non ci sono problemi di mancato avviamento, non c'è nulla. Ce l'ho da 3 settimane, complice la pioggia. L'ho usato veramente poco in queste 3 settimane, ho raggruppato l'utilizzo nel giro di 4-5 giorni. Quando ho pulito il vialetto e quando l'ho provato nell'orto, vedrete poi più avanti il video, poi l'ho riposto esattamente come lo vedete adesso. Ho fatto dei test con del cippato, vedrete anche quel video lì, ho sporcato per terra, l'ho preso, ho schiacciato il pulsante e ho pulito il vialetto. Io davvero sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla semplicità dell'utilizzo. La controparte appunto è la minore autonomia, perché la batteria dura molto meno ovviamente di un pieno di benzina naturalmente, no? E anche il costo iniziale è superiore, però lo si ammortizza negli anni togliendo tutta la manutenzione che c'è da fare sulle macchine a scoppio. E lo so benissimo perché io fino adesso ho utilizzato soltanto macchine a scoppio, quindi cambia le membrane, metti la miscela. Allora, il discorso che ho fatto adesso non è per vendervi qualcosa, a me non interessa, non sono pagato per farlo. Allora, inserimento del tubo, c'è l'apposito incastro femmina e l'incastro maschio ovviamente sul corpo macchina, si inserisce, basta, fatto, c'è più niente da fare. Si sceglie il tipo di terminale, io adesso utilizzo questo, anche qui abbiamo lo stesso discorso, finito. Ecco, ne approfitto solo per farvi rivedere con la batteria inserita la funzionalità di questo pulsante. Si può utilizzare sia senza premere il grilletto, adesso vi faccio vedere come si muove il tavolo, sia premendo il grilletto e bloccandolo. Ora vi faccio vedere una cosa. Allora, come vi dicevo, il tavolo, vedete, tende a muoversi, no? Questa cosa mi è piaciuta, mi sono divertito a farlo come un bambino per un po' di volte. Si solleva. Ecco, va bene, dai. Ok, finito il momento del gioco, vado a provarlo e tiriamo poi le conclusioni.
Allora, il primo test lo facciamo con queste foglie, sono foglie molto bagnate perché è piovuto fino a ieri. In questo momento non uso il tasto turbo, uso soltanto il grilletto a velocità normale. Siamo arrivati al terreno, sto tirando via l'erba addirittura. Ci spostiamo in un vialetto dove ci sono un sacco di foglie in discesa, sconnesso. Ok, facciamo direttamente col turbo perché tanto il terreno è come quell'altro, quindi. Allora mi fermo qui, adesso faccio due passi fino lì dove ho tolto tutte le foglie per vedere a quanti metri spara le foglie bagnate. Allora sono circa 3 metri e non è male, tenete conto che davvero sono inzuppate le foglie. Rimetto l'altro terminale, vediamo un po' come va. Allora, preferisco il terminale ovale, mi dà una portata d'aria maggiore. Provo adesso quest'altro controller che serve per bloccare il grilletto su una determinata velocità. Ovviamente quando il selettore è bloccato si può sempre premere sul tasto turbo, eh. Bene, dai, torniamo dentro e tiriamo due somme. Allora, che dire? Dopo il video del test che avete visto, l'ispezione di video in realtà, come vi dicevo, l'ho utilizzato ancora a lungo, eh. Ho potuto apprezzare ovviamente la facilità d'uso e alla portata di tutti. Un difetto che posso imputargli, ma difetto non è se si compra lo zainetto, è il peso che con la batteria sono circa 4,5 kg. Ecco, comincia magari dopo i primi 10-15 minuti, comincia a farsi sentire sul polso. Se avete problemi come me, altrimenti acquistate lo zainetto, avete risolto il problema perché il peso ve lo scaricate sulla schiena e a quel punto davvero con 2 kg avete una macchina leggerissima e di pari potenza rispetto alla batteria inserita. Mi è piaciuto molto il discorso dell'utilizzo della batteria su altri utensili, quindi non si è costretti a comprare sempre batterie nuove, diverse una dall'altra, un caricabatterie, una o più batterie di varia potenza.
in base all'amperaggio che uno sceglie di acquistare, hanno un costo importante, come vi dicevo. Vi lascio insomma impressioni di costi a dettaglio presi da qualche shop, però è una spesa che la si fa una volta sola. Essendo agli ioni di litio, la si può caricare per qualche migliaio di volte, insomma praticamente ha una durata eterna. Con un ciclo di carica di una volta o più al giorno, veramente dura parecchio. Quindi è un acquisto che lo si può fare non a cuor leggero, però pensando al futuro e il risparmio sul costo di manutenzione che si hanno rispetto a un motore endotermico. Infatti il prossimo test, se mi permetteranno di farlo, sarà su una motosega alimentata con questa batteria qui, e vi farò poi veramente vedere la comodità di avere solo un corpo batteria e più corpi macchina diversi fra di loro. Da appassionato di tecnologia quale sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla potenza di questo motore. Piccolo com'è, ci sta in una mano. Non lo smonto perché non voglio invalidare la garanzia, ma prima o poi lo smonterò e ve lo farò vedere. Ha la capacità di generare un getto d'aria veramente importante, e questo anche mi è piaciuto. Non ha la funzione di aspiratore di foglie e macinazione, è un'altra cosa. Questo gli manca rispetto a un soffiatore tradizionale con motore a scoppio, ovviamente, ma generalmente i soffiatori si usano per soffiare le foglie. Anch'io quello che ho col motore a scoppio l'ho utilizzato soltanto un paio di volte in questi 2 anni per aspirare le foglie, ma se guardate il video è un lavoro un po' macchinoso. L'ho apprezzato molto di più per soffiare, e questo ovviamente fa soltanto da soffiatore. Bene, ringrazio Ego Power per avermi dato la possibilità di provare questo loro soffiatore. Sono veramente contento, anche perché la versione più nuova è la versione del 2022. Il video lo vedrete all'inizio del 2023, ma cambia poco. La vedrete sul mercato ancora per un bel po' di tempo questa versione. Quindi se vi interessa una macchina del genere, fateci un pensiero, perché è un investimento per gli anni a venire. Se non siete professionisti, nel senso che lo usate in modo hobbistico come lo uso io, è una serie professionale. La differenza la fa tutta la durata della batteria. Quindi se dovete usarlo a lungo, ecco, magari dovete prendere in considerazione di acquistare qualche batteria in più, almeno 2. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Iscrivetevi al canale, condividete il video, lasciate un like se vi è piaciuto il video, se l'avete trovato interessante. Se vi piacciono gli argomenti che tratto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, così vi arrivano tutti gli aggiornamenti per ogni video che faccio. Ne faccio circa 2 a settimana. Rinnovo i saluti, ci vediamo la settimana prossima.